Io accetto sempre con felicità quando mi si invita nelle scuole, perché penso che i giovani, ed è sembra una frase fatta ma non è così, sono veramente il nostro futuro, debbano essere intanto consapevoli di quello che succede nella loro regione per poter attrezzarsi e per poter migliorare questa regione. Il mio libro ha nella mia mente ovviamente un obiettivo, quello di far capire come le organizzazioni criminali che esistono su questa terra, che si chiama organizzazione criminale che si chiama 'Ndrangheta, continui a vivere, ad essere forte proprio perché detta una legge, la legge del silenzio. Nelle storie che io racconto, racconto le storie di persone che hanno avuto il coraggio di infrangere questa legge, di collaborare con lo Stato e quindi di denunciare. Denunciando, utilizzando la parola, sicuramente si riesce ad incrinare la forza delle organizzazioni criminali. Sì, sicuramente le forze di polizia a volte non vengono riconosciute nella loro importanza da chi vive su questo territorio. Invece sono ovviamente le istituzioni deputate a far sì che la nostra vita si svolga in modo tranquillo, sereno, ci devono proteggere. Io credo che anche questo sia molto importante che i giovani lo comprendano. Essere fermati la sera per controllare che non ci sia stato un bicchiere di troppo significa fare intanto per la forza di polizia una cosa importante, proteggere le strade, e per i ragazzi deve essere veramente un monito anche qua a rispettare le regole. Quello che è emerso oggi nelle relazioni di tutti è che bisogna capire che le scelte che vanno fatte sono scelte che devono essere chiare. Bisogna dire no quando ci viene richiesto qualcosa che va contro la norma, anche nelle piccole cose. Si inizia a parlare nelle scuole, perché nelle scuole incominciano ad esserci le violazioni delle regole, incominciano ad essere presenti atti di bullismo che non sono poi altro che una manifestazione di violenza che, quando poi i ragazzi diventano adulti, si trasformano in violenza ben più grave e fino ad arrivare alla proprio violenza criminale tipica delle organizzazioni mafiose.